Il Fiorenzuola non si arrende al penultimo posto in classifica e non vuole aspettare il mercato di riparazione. Così punta agli svincolati e già da oggi Francesco Morga, attaccante ex Forlì, è un giocatore rossonero. L'annuncio è arrivato ieri sera durante l'ottava puntata di Zona Calcio condotta da Nicoletta Marenghi con gli opinionisti Paolo Gentilotti e Corrado Todeschi, nella quale è intervenuto il vicepresidente Roberto Pighi, che ha parlato degli errori della società prendendosi parte delle responsabilità. Abbiamo sbagliato veramente tutti. È chiaro che col carattere che ho probabilmente uno degli maggiori responsabili, con questa voglia sempre di fare qualcosa di più. Probabilmente la società non era preparata a questa forza un po' caratteriale. È chiaro che essere in cinque ha i suoi vantaggi e anche i suoi svantaggi. E quindi Fiorenzuola deve sicuramente trovare una soluzione che non è solo una soluzione di giocatori o di tecnici o di staff dirigenziale. A mio avviso Fiorenzuola manca una figura come noi, per esempio, almeno per il momento mi sembra veramente centrata, abbiamo nel volley, c'è un direttore sportivo che è un direttore generale, o meglio un direttore generale che è un direttore sportivo, perché non tanto si ritiene che le persone che sono a Fiorenzuola non possano avere le competenze, ma soprattutto una figura dirigenziale di questo tipo potrebbe essere anche il filtro giusto per mediare i punti di vista in alcune occasioni diverse dei cinque azionisti del Fiorenzuola. I fratelli Luca e Marco Ruffini, difensori di Propiacenza e Piacenza, hanno analizzato il pareggio con la Feralpi Salò e la vittoria con il Sondrio. Luca Ruffini proprio ieri è stato convocato per la prima volta nella rappresentativa della nazionale Under 18 di Lega Pro. C'è un giocatore al quale ti ispiri? No. No, nessun difensore, no. Grande difensore italiano, neanche no, straniero, visto che ce ne sono tanti. Ma di tuo fratello, a suo fratello. Sei da parte. e suo fratello, Marco, che consigli gli dai? Ma no, gli ho dato dei consigli l'anno scorso, che lui quando era a Parma, faceva il centrocampista, ha cominciato a giocare il quinto dall'anno scorso, gli ho dato qualche consiglio perché ho fatto il terzino anch'io e quindi gli ho dato qualche consiglio. Lui mi ha ascoltato, già l'anno scorso ha fatto bene, e questo inizio di campionato comunque ha fatto bene, quindi... Sei contento della sua scelta di venire a Piacenza? Nel sì, poteva venire anche da noi, però la speranza di salire di categoria era bella, quindi ha fatto bene a salire. Ieri sera ha debuttato la nuova rubrica Le donne del calcio, che ha visto protagoniste la segretaria e la responsabile marketing del Piacenza, Simona Migliorini e Isabella Martini, mentre Gianni Rubini e Gianpaolo Manighetti hanno rievocato i tempi della Serie A con la Marcord. In studio per commentare i campionati dilettanti c'erano anche il giovane collaboratore di Libertà Marcello Tassi, l'allenatore del Nibbiano Massimo Perazzi e le delegazioni di Travese e Ziano, reduci dall'incontro finito 3-0 per i Valtidonesi. Nelle partite in cui siamo stati impegnati, con la Gazzana in Coppa e con il Gotico in campionato, mi sono sembrate le squadre con l'impianto di gioco migliore, le squadre che ho visto giocare meglio. Poi certamente ci sono delle altre realtà di Parma che sono un po' più staccate, ma anche in questo caso il campionato è molto lungo. Siamo partiti per stare là davanti. Abbiamo avuto domenica scorsa una battuta d'arresto in casa con una buona squadra, secondo me Rottofren non è una buona squadra. Forse una di quelle che ha deluso di più in questo inizio sì, di campionato, però, tutti anche ci aspettavamo. È un campionato strano. Noi non abbiamo fatto una buona prestazione, però abbiamo incontrato un'ottima squadra che ha sfruttato subito la prima occasione che gli è capitata, segnando subito all'inizio, e questo ha condizionato un po' la partita. Le repliche andranno in onda domani alle 11, giovedì alle 10.45 alle 23, venerdì alle 9.30 e sabato alle 17. Appuntamento con Zona Calcio lunedì prossimo.